Da Codogno è andato a Milano, avrebbe preso la metro, raggiunto l'aeroporto e poi via aereo sarebbe atterrato a Brindisi per poi raggiungere in auto con il fratello Torricella. Qui sarebbe stato in auto isolamento sulla costa prima di contattare il medico e consigliere regionale Giuseppe Turco. Infine il ricovero al Moscati. E questo il tragitto del paziente risultato positivo al coronavirus, secondo il racconto dello stesso Turco intervenuto in diretta nella prima edizione di 85 News. Mi ha chiamato lui, il signore che stava già in isolamento. Io ho ricostruito la storia, ho detto con chi stava, con chi non stava, mi diceva che era tornato da Brindisi in macchina, perché in aereo ho fatto scala Brindisi, poi in macchina col fratello. Non avendo il numero del fratello, gli ho chiamato, di allertarlo, di rimanere in casa con tutta la famiglia, di non uscire assolutamente fino al mattino, perché poi dovevamo allertare le autorità sanitarie, e ho chiesto a lui di rimanere già in isolamento, perché già vive fuori da Torricella, sì, diciamo in una zona mare, ed è stato gentilissimo perché è rimasto in isolamento, mi ha telefonato al mattino alle 7:30 dicendo che aveva un rialzo termico, perché quando è arrivato era sintomatico, e quindi io ho allertato come velocemente il 112, il 118 e poi tutto, si è messo in moto tutta la procedura, il protocollo standard. E ancora, dice Turco, i parenti del paziente sarebbero già stati sottoposti al tampone. Nulla è dato sapere però sulle altre persone incontrate durante il viaggio dal 33enne, in primis i passeggeri del volo Milano-Brindisi. Dalla zona poi è uscito, ha utilizzato la metropolitana, poi ha preso a Malpensa l'aereo, a Torricella, siccome è venuto a contatto con la macchina, nella macchina col fratello, va da sé che il fratello e la cognata saranno stati oggetti di tampone, no? Sempre, consigliere, sempre lei su Facebook ha scritto poche ore fa, i tamponi sono regolarmente stati eseguiti a tutti coloro che sono venuti a contatto con il paziente, come da protocollo. Sì. Questo vuol dire anche gli altri passeggeri, insomma, del... No, a Torricella il logo, eh.